abituati a pensare che la diversità rappresenti una sorta di svantaggio. Chi non rientra in questi canoni, che sia per scelta personale o della vita stessa, è purtroppo ancora oggi a rischio emarginazione dalla nostra società. Vorrei che ognuno di noi potesse sentirsi libero di essere e mostrarsi per ciò che è. Ogni giorno combatto per ciò che sono e cerco di trasmettere alle persone che vivono la mia situazione la stessa forza che io nell'affrontare la cattiveria comune su questo argomento. Nasciamo unici, così diversi come siamo, ed è bello che ognuno sia libero di farlo come meglio crede. Mi piacerebbe che sempre più persone riuscissero ad esprimere la propria femminilità e la propria mascolinità, cercando di uscire da quella linea tratteggiata che viene assegnata alla nascita. Il preconcetto negativo che hanno le persone nei confronti dell'Islam è dovuto a ciò che hanno visto fino ad oggi. Il primo passo per non essere giudicati è non giudicare gli altri. Love our friends, love our neighbors, amare noi stessi, amare la gente al nostro fianco, portare l'amore.